Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in Dai Young. Come sempre io sono Ambrosio Vidali, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, 9:27 del mattino, siamo qua nella zona nuova. Nella scorsa puntata siamo appunto arrivati in questa zona qua. L'abbiamo leggermente esplorata, dobbiamo esplorarla meglio. Da questa parte sembra che ci sia qualcosa, più il tempio. Da questa parte abbiamo una serie di zone e ci sono stati dati dei compiti che sono praticamente qua da qualche parte. Eccoli qua. Vedete, bisogna individuare i punti di riferimento. E poi adesso, e poi abbiamo trovato anche esplora gli alloggi, eccoli qua. Quindi dobbiamo trovare questi punti, tutti i depositi, il magazzino, anzi il deposito, il magazzino dei reperti antichi, il campo d'addestramento cani, il campo di tiro, il quartier generale. Quindi tante cose da trovare, e in più abbiamo il dormitorio, l'infermeria, dispensa. Bisogna insomma esplorare bene il tutto, e direi di iniziare subito l'esplorazione. Ora in realtà non so se iniziare prima una cosa piuttosto che l'altra, però vi dirò che, visto che abbiamo già iniziato a far fuori un po' di guardie e anche quella guardia sulla torretta, direi che possiamo iniziare dagli alloggi, che sono esattamente qua, e iniziamo direttamente qua e vediamo se qua c'è già qualcuno. Qua camminava una guardia, quindi bisogna stare molto molto attenti. Quindi giù da questa parte qua, guardate un'altra guardia lì, bisogna stare molto attenti. Cagnone qua, cagnone. Dunque vorrei avere la possibilità di fare le frecce, ma insomma qua possiamo nasconderci, imboscarci. Ma ora qua si può andare sopra, e secondo me potrebbe essere un'alternativa andare sopra. Guardate, guardia lì. Allora vorrei fare delle frecce, però in realtà anche l'altra volta abbiamo visto come possa recuperare le frecce da quei cavolo di tizi qua. Quindi in realtà se lo uccidiamo, e ora io non so dove cavolo sia finito, era qua che camminava, dove è finito quel tizio lì? Là c'è un altro, guardate là c'è una, là in fondo un altro. Qua veramente ce ne sono veramente tantissimi in giro, bisognerà stare molto molto attenti. Ora un pallone da calcio, le porte sono delle porte, sono tanto. C'è questa musichetta qua che non si sa il motivo. Qua è sparito il tizio, era qua e c'era qua un tizio che stava camminando, ma è sparito. Qua c'è una bottiglia che la prendiamo, ci può essere utile per fare delle molotov ad esempio, questa bottiglia qua. Io quasi quasi inizierei a fare, però è anche vero che qua se continuiamo a guardare dove sono le guardie non andiamo più avanti. Là l'abbiamo fatta fuori, però dobbiamo anche far fuori le altre, quindi esplorazione, far fuori le altre. Apriamo qua e direi di chiudere, apriamo e chiudiamo, sperando che poi non apriamo e le troviamo in faccia uno. Ora qua c'è qualcosa? No, qua ci sono delle bottiglie. Andiamo a vedere il nostro inventario, che è strapieno. Abbiamo tutte queste cose qua che ci permettono di fare una torcia, ma secondo me è anche troppo. Qua abbiamo una sola molotov. Io quasi quasi butterei via questi qua. Poi andiamo su Crea e facciamoci questa molotov, così ne abbiamo due. Sai mai che la molotov ci possa essere utile. Poi recuperiamo questo, utile per la molotov. E qua non c'è nient'altro, assolutamente nient'altro. Questi sono i dormitori. Dovrei un po' liberare un po' l'inventario. Questo è qua. Quel topo cosa ce ne facciamo? Via. Oh là, già un pelo più pulito, che non è male. Eccolo lì il tizio. Allora adesso bisogna assolutissimamente farlo fuori appena arriva qui. Eccolo lì, eccolo lì. Ora sta andando di là, e ricordiamoci che c'è anche il cane che è in questi paraggi qui. Dobbiamo farlo fuori prima che arriva il cane. Molto bene, così. Qua poi io non so se qualcuno lo vede, può suonare tipo l'allarme o qualcosa del genere. Comunque l'abbiamo fatto fuori, che era la cosa importante. Là c'è un altro tizio che non si è accorto di niente. Questi sono i bagni, che sono nettamente i bagni. Ora, qualcosa nei cessi. Beh, diciamo che ci sono sempre materiali. Materiali e materiali. E in più qua
ci dice che possiamo recuperare l'acqua, quindi possiamo bere, visto che dovevamo bere, beviamo. Per fortuna ci fa bere qua e non da un cesso, il che è già un miracolo, ma beviamo bene. A questo punto andiamo nelle liste di cose da fare qua, e qua dormitorio, infermeria, dispensa. Quello poteva essere un dormitorio, ma non me l'ha segnato. I cessi non erano da esplorare. Va bene, andiamo a questo punto qua. Questo qua potrebbe essere un dormitorio. No, un altro cesso. È un altro fottuto cesso. Intanto qua sta segnando tutte le zone d'acqua. Io non vorrei che da qualche parte qua apriamo la porta e ci troviamo uno che ci, tra virgolette, fa il mazzo. Qua ci sono sempre questi cartelli ovunque andiamo. Ma potrebbe andare bene così, nel senso, il cane lì. Apriamo qua e chiudiamo. Ad esempio questi qua dovrebbero essere i dormitori. C'è un documento. Ah, ok, abbiamo trovato qualcosa. Andiamo a leggere. Programma: alle 5 sveglia, 5.30 adunata, 6.7.30 allenamento fisico, 7.30, 8.30 colazione, 8.30, 12.30 pattugliamento, 12.30, 13.30 pranzo. Poi è tutto cancellato, poi c'è un 20.21 cena, qua c'è addestramento, pattugliamento, c'è scritto altre cose, 20.21 cena, 21.30 silenzio, bla bla disciplina, bla bla ordine. Questo sembra il sergente Hartman. Guarda sul retro: oggi è stata una figata, avreste dovuto esserci. Il tizio con i dread deve aver camminato per tipo 200 yard con il braccio mozzato. 200 yard! Ho tenuto a bada i miei cuccioli per vedere fino a dove arrivava. Che spettacolo! Quasi mi dispiace che sia morto. Ed è il tizio che era senza il braccio che forse abbiamo visto. Anche Bucky si è divertito. Sarà stato il profumo di quella cagna, non lo so. Ma non l'ha mollata nemmeno per un secondo, credo che sia una delle tizie morte. Si è tenuto una scarpa come souvenir. C'era, sì, in effetti c'era una tizia senza una scarpa, mi ricordo. C'era pure un altro tizio, ma è scappato via come un coniglio appena mi ha visto. Quando il sergente Hartman, è lui il sergente Hartman, ha finito di rompervi le palle, venite al campo dei cani, così vi racconti i dettagli. Poi c'è tipo nota bene, poi c'è scritto B3, però c'è un PS. Inchiodare il vecchio a quell'albero è stato un bel tocco, ben fatto, e credo che sia l'erborista che abbiamo trovato là, posso immaginare. Ora, questo documento ci illustra un po' cosa questi facevano, e soprattutto c'è un orario. Ora io non so se sia legato al nostro orario, che sono le 9.35, e quindi potrebbe esserci il pattugliamento. Andando tipo in un altro orario, tenendo presente che il gioco inizia credo alle 8 e quindi c'è la colazione, magari dalle 12.30 alle 13 non c'è in giro nessuno. Di notte non so cosa succede però. Qua uno di voi mi ha detto: ehi Amon, le cose da fare in spagnolo potrebbero essere un'altra tizia, pare alla nostra Daphne, che ha avuto le cose da fare esattamente come ce le abbiamo noi, cioè esattamente quelle di andare sulla torre, eccetera eccetera. Qua si parla di Joder al hermano numero uno, il fratello numero uno, non morire, cioè robe strane. Ma direi di andare avanti da qua. A questo punto lì c'è il cane, ce ne freghiamo, andiamo in ordine. E l'altra cosa che voglio fare è a questo punto tenere aperte le porte, così sappiamo dove siamo andati. Questa potrebbe essere la mensa. Posso immaginare che sia la mensa. Qua possiamo bere ancora. Ma non c'è niente da mangiare? No, lì ci sono le solite cose. Qua. Ho sentito un cane. Vediamo questa. Possiamo berla questa. Molto bene. Qua ci si apre. Vediamo qua. Oh, qua abbiamo una chiave. Chiave della dispensa. Chiave della dispensa, lo dice l'etichetta, food storage. Quindi non è una chiave di quelle che cercavamo, ma bensì è una chiave nuova di qualche dispensa qua. Può essere. Qua non c'è nient'altro, lì si può mangiare come abbiamo mangiato, stendardi ovunque. Quindi è proprio un campo militare, esattamente un campo militare. Ora, da questa parte qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Io direi che l'unica cosa da fare è entrare lì e far fuori anche la guardia là. L'unica cosa da fare. Teniamo le porte sempre aperte, che male non fa. Ora, per far fuori quella guardia lì, io mi avvicino piano piano. E gli spariamo proprio in testa. In testa, che gli fa bene. Ed è morto lì appoggiato così. E gli fa solo bene. Apriamo qua. Qua è... sembra l'infermeria. Abbiamo qualcosa da recuperare, ma abbiamo l'inventario pieno. E a questo punto buttiamo via l'ennesimo qua. Alla fine i tronchi si trovano. Ora, oh, abbiamo un nuovo documento. Molto bene. Qua c'è un altro, qua c'è un altro.
Questo è l'infermeria, qua c'è un altro. Cosa cambia da questo a questo? Cioè, è la stessa cosa? Penso di sì. Ma andiamo sui documenti. Referto medico, data 10 settembre. I pazienti sono stati trasportati dal porto all'infermeria dopo i violenti scontri avvenuti con i lavoratori in rivolta. Diagnosi: paziente MS, ferita lacero-contusa dallo zigomo sinistro sul sopracciglio 3 punti. Paziente TG, frattura dello scafoide del polso destro. Paziente LK, lacerazione dello scalpo, sospetta commozione cerebrale. Poi abbiamo la paziente SO, sublussazione della spalla destra, frattura nasale, epistassi grave, lesione della sindesmosi tibio-peronale sinistra. Ora, questi qua forse hanno a che vedere con i tizi, ad esempio. Questo tizio qua, MS, potrebbe essere questo? Come anche l'altra piastrina, l'altra tizia? Potrebbe essere, la tizia aveva un indumento militare, forse stava scappando da qua? Non lo so, tutte cose che sto ipotizzando. Qua il tizio qua finirà dentro la porta? Sì. Ok, questa è la dispensa con la chiave che abbiamo trovato lì, quindi molto bene. E abbiamo completato questa zona qua. Qua possiamo recuperare delle cose, molto interessante. Qua del mangiare. Qua possiamo mangiare, mangiamo, siamo sempre a full, ma è meglio stare a full. La dispensa serve a questo. Qua nelle liste di cose da fare è andata via. Quindi qua abbiamo fatto tutto. Possiamo andare avanti di lì. Lì c'è un'altra torretta. Io affronterei subito quella torretta lì, così ce la facciamo fuori. E andrei avanti nell'esplorazione. Dopotutto è quello anche che dobbiamo fare. Continuare a esplorare, esplorare, esplorare. E attenzione. Alla torretta, guardate sopra lì, mi è venuto un colpo. Lasciamolo andare. Ok, stiamo sempre molto attenti perché qua è un attimo che ci fregano. Andiamo lì, là c'è un altro tizio sopra, guardate, è pieno di tizi sopra. Questo ci può qua vedere, guardare, vedere. Attenzione, questo qua è fuori. Ora, prima che si giri, bello in testa così, benissimo. No, non cadere. È caduto. Mi dovrebbe dare, credo, 2 frecce. Se non erro, 2 frecce. Ora prendiamole, vediamo un po'. 22, ci ha dato 3 frecce. Siamo a 22. E fa sempre comodo queste frecce. Fanno veramente sempre comodo. Ora possiamo andare sopra di qua. Bisogna sempre farci un po' la mappa mentale in questi luoghi nuovi per capire esattamente dove stiamo andando. È la cosa basilare, basilare proprio. Ora da questa parte qua possiamo andare. Sì, c'è un salto lì che ci porta là. E qua non sembra che serva nient'altro. Dico sembra perché non si sa mai, potremmo trovare qualcosa di interessante. Andiamo da questa parte qua e diamo un'occhiata dall'alto. Oh, serpentino, ho sentito il serpentino. Eccolo qua. Il serpentino. Recuperiamo il veleno. Oh, qua. Qua potrebbe essere un problema, eh. Qua bisogna cecchinare, qua bisogna cecchinare. Questo è il campo da tiro. Qua bisogna cecchinare da lontano. Non l'ho mai preso. Ah, la freccia si è bloccata. Molto bene. Andiamo qua, cecchiniamo da lontano. L'ho preso, ma non ucciso. Significa che le frecce vanno a sparare. Attenzione. I tizi qui si sono un tantino arrabbiati e ci stanno seguendo, quindi la cosa migliore da fare è scappare. Fin quando, vedete, c'è la scritta inseguito in basso a sinistra. Fin quando quella scritta lì decade. È molto importante, sempre se decade. Saltiamo! Ha laggato mentre stavo andando, guardate, eccoli là. Hanno fatto il giro ma non ci hanno trovato. Campo da tiro, campo da tiro, campo fottuto da tiro. Bisogna stare molto attenti al campo da tiro a questo punto. Molto e molto attenti. Allora, attiviamo lo shortcut qua, che era quello che abbiamo visto la scorsa puntata, che male non fa. E andiamo da questa parte qua. A questo punto, la cosa che conviene, adesso che abbiamo fatto la parte lì, è esplorare la parte là. Credo che ci abbia dato delle liste di cose da fare. Esatto, esplora il campo da tiro. Qui è dove quei figli di si allenano con le palestre. Chiaro, possiamo recuperare le frecce, cosa molto importante. E intanto teniamo sempre a mente le Molotov, perché se ce le ha fatte creare, vuol dire che dobbiamo usarle. Ora, qua c'è un altro di questi, molto bene, con un nuovo documento aggiunto, ma il documento credo che sia identico, cioè il documento sarà quello della mappa. In effetti non ci sono documenti nuovi. È sempre quello della mappa. Ora facciamo fuori quel tizio lì. Ok,
molto attenti qua, perché da qua si può uscire, quindi il che mi fa pensare che sì, molto bene, che mi fa pensare, vai, ti tieni premuto e schiacciamo, va bene, amo, il che, c'era un altro tizio, allora, bisogna andare in ordine, bisogna far fuori questi tizi, allora in realtà il gioco ci permette anche di non farli fuori, nel senso che possiamo in qualche modo, questo è il deposito militare, evitarli, sicuramente. Il gioco è anche stealth, diciamo. Però il fatto che comunque in un attimo possiamo morire così perché magari passa un cane, passa uno che fa la ronda, passa qualcuno, lì c'è da saltare, penso. Fa la ronda o quant'altro è molto rischioso. E quindi preferisco farli fuori. Ora, tizio qua. Tizio qua ci potrebbe vedere, ma se è girato, io mi avvicino 4-4, come prima, 4-4, da dietro proprio, e gliela sparo nella nuca, diretta qua, guarda qua che bella, e lo premo. Ora qua si può aprire, credo, il cancello, lo apriamo, fa casino ma non arriva, sembrerebbe nessuno. Qua c'è un altro arrivo, diciamo, guardate, da qua arrivano. E qua probabilmente andiamo sopra là dove abbiamo visto. Guardate là la torre, là. Eravamo là in fondo in quella torre, guardatela dove cavolo è lontanissima. È veramente lontanissima. E stavo dicendo, da lì probabilmente si arriva al tempio, a quella zona lì, non lo so. Ora, direi di andare avanti. Abbiamo aperto da questa parte qua. Di là probabilmente c'è anche qualcosa. Posso immaginare dalla parte di lì. Vedo un ponte, ad esempio. Questa zona è bella grossa. Secondo me, andando a vedere anche tutti i salvataggi che abbiamo, i viaggi rapidi, anzi, che abbiamo, potrebbe essere, dico, potrebbe essere la parte finale. Ma la parte dove c'è tanta ciccia anche qua. Ora, facciamo un bel saltino qua. Vai. Andrea. Grande Dafnina! E andiamo lì, sicuramente ad andare lì. E si entra in questa zona. Ora, andiamo un attimo qua, nelle liste di cose da fare. Abbiamo, anzi qua, abbiamo esplora il deposito militare. E credo che sia appunto questo. Dove possiamo entrare e uscire, credo, da qua. Abbiamo già trovato una via di accesso e di fuga. Ma il deposito militare ci sarà qualcuno. Non è che sarà incustodito. Nuovo documento aggiunto. Molto bene. Container D44. Corpetto protettivo. Manganello. Balestra. Faretra. E 300 frecce. Nel container D44. Quindi potremmo andare D44. Tra l'altro, nella lettera quella della tizia là in documenti. Esattamente questa dove c'è il sergente Hartman. Qua ci segna B3. Teniamo a mente tutte queste cose qua, le piante le abbiamo spazzata, pianta spazzata alla grande, spazzata. Qua, questo, attenzione, attenzione, c'è qualcuno che fa la ronda, sicuramente più di uno. Ora, attenzione, oh, attenzione, qualcuno ha detto, cos'è successo? Quindi mettiamoci da questa parte qua, attendiamo qualche secondo. Bene, torniamo là dove eravamo. Anche perché voglio andare a vedere questo deposito militare. Vai Dafnina, cosa stava facendo Dafnina? Brava Dafnina. Saltiamo di là. Allora, avevamo. Attenzione, là c'è un tizio. Attenzione, eccolo lì. Allora, c'è probabilmente un tizio sopra e un tizio sotto. Allora, questo qua entra qua. Un'altra freccia nel coppino. Stavolta non abbiamo allarmato nessuno, ma gli rubiamo tranquillamente le frecce. Che male non fa. In realtà il cancello era aperto, quindi la via d'ingresso poteva essere anche il cancello. Questi sono i container. Quindi se troviamo il 44, probabilmente dentro c'è tutta quella roba lì. 300 frecce farebbero molto comodo. Bisognerà trovare il 44. Però non allarmiamoci di queste cose qua. Qua è chiuso, molto male. Qua si può aprire. Cosa richiama? Un ascensore? Ah, sì, sta arrivando l'ascensore. Che va sotto. Che va sotto. Consegnare al deposito armi secondo piano interrato. Quindi sotto. Andiamo giù sperando che non sia. Non ci sia. Salvataggio disabilitato. Attenzione! Che è brutta sta cosa. È veramente brutta. Vedete che è uscito salvataggio disabilito. Che cavoli. Cioè, così? E qua, se aprono le porte, ci abbiamo davanti uno. Mi devo imboscare subito. Poi mi imbosco.
Questo non so. Oh, attenzione, 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 attenzione. Oh, aia. Aia, ci hanno visto. Aia. Preso in pieno. Aia. Preso in pieno, ma attenzione. Attenzione. Ok, mettiamoci qua. Forse qua non ci prende. Con la balestra. Preso in pieno. Aia, la vedo male. La vedo molto male. Preso in pieno. E gli fotto le frecce. Qualcuno si è allarmato, ma ci, non ci interessa. Mangiamo. Mangiamo e recuperiamo. Oh, qua c'è un altro. Toh. Presente. Uè, ce n'è un altro ancora. Che è? Toh. No, la freccia è rimasta conficcata. Aia. Aia. Toh. Cioè, non dovevamo fare casino. Abbiamo fatto un casino devastante. Usiamo questo, tanto sappiamo dov'è l'infermeria. Però adesso abbiamo fatto una carneficina qui. Va bene, amo. Ora sei arrivato qua. E probabilmente dobbiamo trovare qualcosa. Qua c'è la solita bottiglia che io mi tiro su molto volentieri. Però una cosa che ho visto, amo, giusto per... Cosa ci fai con due bottiglie d'acqua qua? Qua abbiamo l'iniezione di adrenalina. Nel film funziona sempre, quindi riduce la perdita di energia per un breve periodo. Non male, però io metterei qua, qua metterei questo. E al posto della chiave inglese ci mettiamo la molotov. Sai mai che possa servire? Dammi la molotov. Ok, bravo. Molto bene. E qua possiamo ricaricare questo. Possiamo fare questo. Possiamo riprenderla, è già carica, è già accesa, sì. Sperando che non ci si scoppi in mano. Ora, qua, là c'è una porta, qua... Qua c'è qualcosa. Trovo sempre... Ah, qua si va sotto. Esploriamo prima qua. Qua c'è... Amici, c'è ancora da esplorare. Qua mi sa che è uscito uno dei tizi. Che non avevo visto prima. Sì, che era sopra qua e appena ci ha sentito... Il tizio lì giustamente è sceso. Cosa doveva fare se no? Se non scendere. Eccolo lì. Perfetto. Ok, non c'è nient'altro. Non sembra che ci sia nient'altro. Ora andiamo giù qua. Qua non c'è niente. Andiamo da questa parte qua. Andiamo verso l'altra porta. Qua è una sorta di magazzino. Oh, là. Sì, l'altra porta. Ciao, l'altra scala. Sopra qua ci sono... Sì, alla fine è un magazzino. Niente di che. Scaffali, scaffali. È roba da tirare su per eventuali crafting, se vogliamo esagerare con i crafting, ma per ora tra stare nascosti e colpire con una precisione chirurgica le cose ce la siamo salvati alla grande. Ora da questa parte qua si va di là, e qua aperta un ufficio. Un ufficio con documento ovviamente, molto bene. Tiriamolo su e andiamo a vedere. 11-7. Caro fratello numero 1, a seguito degli ultimi incidenti nel campo di lavoro, nel porto e nel villaggio, è mia opinione che sia giunto il momento di rinegoziare i nostri accordi con il governo in merito all'equipaggiamento della nostra milizia. Il controllo sulla sommossa sarebbe potuto essere ristabilito rapidamente se avessimo avuto delle armi automatiche. Invece continuano a inviarci frecce e balestre come se fossimo ancora nel Medioevo. La scusa del governo sui controlli internazionali non sta in piedi. Per loro svolgiamo traffici ben più illegali del contrabbando di armi da fuoco. Direi piuttosto che non vogliono ritrovarsi con un esercito dietro casa, ma il nostro sogno di indipendenza dipende anche da questo. Ti prego di prendere in seria considerazione la questione fratello numero 2. Sostanzialmente il fratello numero 2 dice al fratello numero 1: ehi bimbo, qua serve roba veramente potente, non quelle quattro cavolate di robe che abbiamo. Ti serve roba potente, assolutissimamente, armi automatiche e quant'altro, non quelle quattro vaccate che abbiamo. Allora lì c'è un'apertura che potrebbe essere quella di sopra, che porta là probabilmente per una sorta di uscita. Ora però abbiamo anche la parte di qua e poi voglio controllare meglio sopra sulle scale. Ok, qua non c'è una mazza, qua è chiusa dall'altra parte. Niente, allora dobbiamo sicuramente tornare qua e passare dal posto là che abbiamo visto, credo, cioè da questa parte qua, se non erro. Dove cavolo era il posto là? Mi sono dimenticato già il posto là. Eccolo qua, è dietro qua, è dietro i bancali. Oh, là, andiamo da questa parte qua, perché qua si scende giù nei condotti e qua un bel premi. Dovremmo essere, credo, dentro l'ufficio là. Sì, è così. E qua cosa...
Qua abbiamo una corazza. Secondo me possiamo tranquillamente sacrificare un piede di porco adesso per recuperare questo. Con l'esplorazione del deposito militare completata e il corpo protettivo, sembra una di quelle tute antisommosse che si vedono in TV. Riduce il danno inflitto dai nemici umani, influisce negativamente sull'energia e sull'idratazione. Quindi ce la dobbiamo portare dietro, e se ci dà questo e se ci fa trovare le molotov, intanto frecce. Ma non abbiamo trovato... sì, abbiamo trovato qua le cose, forse hanno già portato via... Questo è bello o brutto secondo voi? Questo bello... Io chiuderei la porta? Vorrei... Ok, si è fermato l'allarme. Bene. Chissà se è bene o brutto, non lo so. Però abbiamo esplorato anche questa cosa qua. Ma il fatto che ci dica di portare tutte queste cose vuol dire solo una roba. Che, cioè, molotov, corpetto protettivo. Abbiamo visto una boss fight. Quindi... boss fight che abbiamo affrontato, che saranno altri boss. Inizio a essere veramente molto molto preoccupato. Ok, usciamo da qua. Molto bene. E anche qua l'abbiamo visitato. Ora qua nelle liste di cose da fare, qua abbiamo visitato quella parte lì, e infatti gli alloggi, il campo di tiro, il deposito militare. Molto bene. Il campo di tiro abbiamo però la missione. Ora da questa parte qua che cosa c'è? C'è altro? Possiamo andare da qualche altra parte. Lì sopra si va per poi uccidere i tizi lì, che vorrei ucciderli. Là sopra c'è un'altra roba. Cioè, pieno di robe veramente. È veramente pieno di robe. E anche il correre non è che mi piaccia molto, perché basta un attimo. E qua è il magazzino dei reperti antichi. Quindi magazzino dei reperti antichi è questa parte. Quindi qua è dove probabilmente hanno messo le urne del posto là. Che è? Del posto là. Qua altro che magazzino dei reperti antichi. Qua è il magazzino delle guardie. Oh, il tizio lì. Ho fatto una vaccata. Me ne accorgo solo ora. Cioè il fatto che sono entrato così, ha sprombattuto. Ma il tizio con l'arco dov'è? È lì. Guardate, lì davanti. Ora... forse... ah no, era la ventola. Girava la ventola. Io ho visto quel tizio lì, ma era la ventola. Ora il tizio qua verrà di qua, immagino. No. Dove sta andando? È andato di lì. Oh, è andato di qua. È andato di qua. Ora io passo sotto di qua. No, 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 no. Ne 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 ne. Tu stai... aia! Maledetto! Ho fatto in tempo a caricare, eh. Però l'ho ucciso. L'ho ucciso, ho perso un po' di energia, ma qua negli oggetti abbiamo... beh, la birretta. La birretta... no, me l'ho buttata. No, ma non dovevi buttare la birretta. La birretta va bevuta. Ora, qua. Prendiamo questo. Questa che mi fido molto di più. Qua. Apertura verso il fuori. Molto bene. Con quindi shortcut, immagino, anche se shortcut non è. Qua ci sono veramente tutte le urne che hanno trovato nelle robe tombali. Questo è pronto sicuramente, visto che si parlava lì. Qua documentino. A questo punto andiamo a leggerlo. Però devo dire che questi tizi mettono i fiori dappertutto, non male. Documento, ordine 401-4. I seguenti articoli devono essere imballati e pronti per la consegna. Anfora a figure nere, idolo antico gufo. Per cui qua ci dice che nella fila B colonna 1 c'è un idolo antico gufo. Un Raiton, cinghiale, oinoke, oinoce, ribollato. Però il gufo è fila B colonna 1. Quindi fila B è questo. Colonna 1 è qua? Cioè, mi stai dicendo che il gufo è qui? Ma secondo me è per l'idolo, non per altro. Qua, altro bel ufficetto. Con le piante che si possono raccogliere e fregarsele, fottersele. Ma va bene così. Qua porta verso un piccolo magazzinino. Una roba tranquilla, easy. Qua la porta che si apre con allarme. E qua sì. Sì, sì, qua ci si arrampica sicuramente. Assolutissimamente sì. Di qua si va nel sottopassaggio qua, dove non c'è niente, ma lì c'è una scala, forse per il tetto. Qua ci si arrampica, ma la domanda è: come salto sopra lì? Questa può essere un'altra delle domande da capire. Ora qua si va da questa parte qua. Avrà un senso andare qua?
Eccolo lì, guardate dov'è l'idolo. Lì. Quindi bisogna arrivare lì. Qua? Ok. Va l'allarme, ma se qua non c'è nessuno, ce ne freghiamo. Qua tra l'altro hanno tagliato, buttato via roba. Così, proprio buttato. Monnezzaro, eh. Monnezzaro sta parte qua. Qua c'è altra roba, forse. Facciamo un'esplorazione abbastanza veloce, non credo che ci sia altro qui. Lì però sì, assolutissimamente. Ma qua probabilmente sapete che ci dice esattamente che zona è quei cartelli lì? Credo che serva per quello avere i cartelli in tutti i posti. Ma ora qua, torniamo dentro. Ma meno male che il clacson dopo un po' si... Sì, il clacson, ciao. La sirena, l'allarme dopo un po' si spegne. Ora, lì c'è la possibilità di saltare. Ma dove? Cioè, tu mi stai dicendo che posso fare un salto? Ah, sì. Sì, però non così da prima. Cioè, puoi saltare lì, ma poi bisogna appendersi. Sicuramente qua, per poi salire sopra lì e in qualche modo prendere. Forse quella lì è solo una burla. Una burla, non è vero che si può appendere lì. Forse si scende da lì. In qualche modo, ma si sale da qua forse? Potrebbe essere? Forse così, sì? Sì, e poi? Ah, poi sopra lì, giustamente. Si cammina di qua. Si va di qua. Si salta sopra qui. Poi basta. E poi è finita. No, passiamo sotto qua. Credo che si vada qua. Molto bene, e delle guardie bisognava assolutissimo. Ok, bisogna saltare lì. Rincorsina, salto. Niente, non ci arriva lì. Non ci arriva. Oh, molto bene. Ora qua siamo più in alto. Brava, Daphnina. Brava. Ora, Daphnina, secondo me dobbiamo saltare qua. Sì, andiamo qua. Andiamo qua. E prendiamo l'idolo. E quel robo lì non serviva a una stramazza di niente. Possiamo scendere. Ah, ci facciamo male. Forse bisognava tornare indietro da lì per evitare di farci male, probabilmente. Ma va bene così, va bene così. Allora, io direi che me ne torno tranquillamente nella zona là, passando magari da qua, sperando che non ci sia nessuno. Però qua forse c'era l'acqua. O sbaglio, sì, c'era l'acqua. Rivado là a salvare, ma vi dico che per questa puntata è tutto. Ci vediamo nella prossima, dove andremo avanti da qua. Abbiamo un'esplorazione devastante da fare, perché qua abbiamo tutte queste cose qua. E poi abbiamo anche tutte queste, tra cui esplora la masseria con Perlustra la casa e Perlustra la serra. E io spero che la casa e la serra abbiano almeno una delle chiavi qua da qualche parte, perché se hanno le chiavi qua da qualche parte, allora la storia cambia, perché se c'è le chiavi, se ci sono anzi almeno una delle chiavi, la storia cambia moltissimo, perché magari con una chiave poi, che ne so, la chiave della serra c'è anche la chiave della casa. Avrebbe più senso la chiave della casa, la chiave della serra, e magari ci dà qualcos'altro. Abbiamo trovato questa bellissima armatura che serve tantissimo, ma amici, vi ricordo di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e commentate. Vi ricordo inoltre che esiste la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione. Da Amoruge è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!